Buonasera dal TG6, in apertura la cronaca giudiziaria, un'operazione portata a termine dal comando provinciale dei carabinieri di Chieti che si è concluso con l'arresto di due persone di origine romana con l'accusa di truffa. Questa mattina sono stati esposti tutti i dettagli dell'operazione dal maggiore Federico Fazio e il sottotenente Maria Dilena del Norme. Ci spiega tutto Paolo Renzetti. Millantato credito, truffa e falsità materiale, questi reati di cui devono rispondere due romani finiti in manette all'alba di oggi da parte dei carabinieri della compagnia di Chieti, uno dei due arrestati spacciandosi per un capitano dei NOx della Polizia di Stato dopo aver catturato l'attenzione delle vittime con l'ausilio di documenti e tesserini falsi, lasciava intendere di essere in grado, grazie al suo status, di agevolare acquisti tramite aste al Tribunale, chiedendo così in cambio delle provvigioni anticipate. Indagini sono durate alcuni mesi e sono incominciate alla fine dell'estate di quest'anno. Attraverso anche l'utilizzo di strumentazione tecnica si è riuscito a individuare in particolare il soggetto appunto, principale, il Rizzo, alias Capitano Ombra, come si faceva definire. Un soggetto senza fissa dimora, la cui individuazione è stata in forze fino all'ultimo momento, per questo che abbiamo dovuto svolgere un servizio su Roma. Il modus operandi era quello di adescare delle donne in chat, Facebook, eccetera, tramite loro introdursi nella cerchia di amicizie e lì scegliere la vittima ideale, che a volte era facoltosa, benestante, altre volte in necessità di denaro e quindi ancora più sfruttabile. Proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo a Pescara, un inseguimento a tutta velocità sull'autostrada A14 con tanto di tentativi di speronamento ai danni della polizia stradale. La folle corsa ieri sera in direzione nord tra i caselli di Città Sant'Angelo e Mosciano Sant'Angelo si è conclusa con due arresti. Si tratta di due albanesi, un 25enne e un 26enne, entrambi senza fissa dimora, che trasportavano una busta contenente oltre 2 kg di marijuana. Una pattuglia della sottosezione autostradale di Pescara Nord della Polstrada ha intercettato una Volkswagen Passat con targa prova che percorreva l'autostrada. Gli agenti insospettiti hanno provato a bloccare il mezzo, che però accelerato si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso poco dopo il casello di Mosciano, quando la Polstrada è riuscita a tagliare la strada al veicolo e a bloccare i malviventi. E i due albanesi durante la corsa hanno lanciato dal finestrino una busta contenente 2,2 kg di marijuana, poi sequestrata. E stamattina la direttissima, i due sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi e rimessi in libertà. Si svolgerà domani a Roma l'ultimo atto quello della Cassazione per il processo Sanitopoli, che vede imputato tra gli altri anche l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Il servizio di Elisa Leuzzo. Ultimo atto domani in Cassazione per il processo Sanitopoli sulle presunte tangenti nel mondo della sanità abruzzese, che vede coinvolto tra gli altri l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. A fare ricorso è stato proprio l'avvocato dell'ex governatore, Gian Domenico Cajazza, che chiede così di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi per associazione per delinquere e induzione indebita emessa un anno fa dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Nel processo di primo grado, celebratosi a Pescara, l'ex presidente invece era stato condannato a 9 anni e 6 mesi, mentre il grande accusatore di Del Turco, l'ex titolare del gruppo Villa Pini, Vincenzo Angelini, quando in primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nel ricorso per Cassazione, l'avvocato Cajazza parla di carenze, di contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d'appello e di violazione della legge rispetto alle norme che riguardano la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. La Cassazione poi dovrà pronunciarsi anche su Lamberto Quarta, ex segretario della Presidenza della Regione Abruzzo, e su Camillo Cesarone, all'epoca consigliere regionale e capogruppo del PD, che in appello sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e 4 anni. E poi ancora sull'ex assessore regionale alla sanità, Bernardo Mazzocca, e su Antonio Boschetti, ai quali in secondo grado sono stati inflitti rispettivamente 2 anni e 1 mese e 1 anno e 8 mesi. La Cassazione dovrà, infine, decidere anche su Angelo Bucciarelli, condannato in appello a 2 anni. L'inchiesta Sanitopoli, partita dalle dichiarazioni che Angelini rese al pool della Procura di Pescara, composto dall'allora procuratore Trifuoggi e dai PM Di Florio e Bellelli, è deflagrata il 14 luglio del 2008.
quando Ottaviano Del Turco venne arrestato insieme ad altre 9 persone, tra le quali assessori e consiglieri regionali. L'ex presidente restò 28 giorni nel carcere di Sulmona e poi altri 2 mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell'arresto, il 17 luglio 2008, Del Turco si dimise da presidente della regione Abruzzo, autosospendendosi anche dal Partito Democratico, di cui era uno dei 45 fondatori. Le dimissioni di Del Turco comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne, voto che segnò la vittoria del centrodestra guidato da Gianni Chiodi. Ora ci spostiamo all'Aquila e parliamo di lavoratori a rischio, perché la società Intex, che opera in quel che resta del polo elettronico, ha annunciato 60 esuberi e 14 licenziamenti. Ieri sera tesissima riunione in regione per trovare una via d'uscita. Ci dice tutto Filippo Tronca. Quello che fu il glorioso polo dell'elettronica dell'Aquila rischia di perdere un altro pezzo pregiato, la Intex, società che del 1974 opera nel settore della progettazione e sviluppo di sistemi informatici per aerospazio, difesa e trasporti. La proprietà ha annunciato infatti che a causa della crisi che attanaglia il mercato di voler procedere al licenziamento di 14 dei 98 lavoratori impiegati in città e sarebbe solo l'inizio della fine, visto che gli esuberi dichiarati sono una sessantina. In una drammatica riunione di ieri pomeriggio convocata a Palazzo Silone dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, le posizioni restano distanti. Il rappresentante della società Marco Casucci ha confermato che non ci sono alternative alla riduzione del personale, strategia che riguarda del resto anche altre sedi della Intex in Italia. L'unico risultato ottenuto dai sindacati è la disponibilità da parte dell'azienda a sospendere le procedure di licenziamento per i 14 dipendenti fino al 31 dicembre. Tempo prezioso, ha spiegato Lolli, per valutare a metà dicembre altri progetti industriali in corso che riguardano il sito dell'Aquila. Ci sarebbe anzi già un imprenditore interessato ad investire in città. L'obiettivo è dunque far riassorbire nella nuova attività i lavoratori in esubero della Intex. Per portare a buon fine questa strategia occorre però, evidenziano i sindacati, di garantire la priorità di assunzione per le professionalità di Intex in esubero, e Lolli ha evidenziato che strumento utile a tal fine sono i fondi destinati allo sviluppo economico, il 4% delle risorse per la ricostruzione post-sismica. Ovvero chi si insedia all'Aquila soffrendo di sgravi fiscali e generose erogazioni di denaro pubblico dovrà almeno impegnarsi come condizione sine qua non a sottoscrivere un accordo che preveda l'assunzione del personale Intex. Violazione delle norme sulla par condicio, questa l'accusa contenuta in un esposto che i 5 Stelle hanno indirizzato alla magistratura e all'Agicom contro il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, reo, secondo i pentastellati, di aver usato i canali di comunicazione istituzionali della regione Abruzzo per la propaganda referendaria per il sì alla riforma costituzionale. Per Forza Italia sarà direttamente il governatore D'Alfonso a spiegare in aula, in consiglio regionale, con quali fondi siano stati pagati e le migliaia di volantini inviati a tutti i capi famiglia abruzzesi a favore della campagna del sì e perché abbia ritenuto possibile utilizzare a scopi politici PD il portale www.laregionedicelaregionefa.it, istituito solo ed esclusivamente per la comunicazione istituzionale, quindi pagato con fondi pubblici della regione Abruzzo. Sulla questione gli azzurri hanno già presentato un'interpellanza chiedendo lume al governo. Critica anche Sinistra Italiana, che in una nota ritiene sbagliata e fuori ogni logica la pressione esercitata nei giorni scorsi sui sindaci, come pure la spedizione della brochure alle famiglie abruzzesi. Sinistra Italiana, conclude la nota, considera altamente scorretto questo modo di condurre la campagna referendaria. Di nervosismo dei sostenitori del no parla invece il consigliere del presidente della regione, Andrea Catena, che replica le accuse mosse dalle opposizioni. Anche in questa campagna referendaria, ricorda Catena, Luciano D'Alfonso ha profuso tutto il suo impegno e lo ha fatto, spiega, convinto delle buone ragioni del cambiamento nella sua veste di militante e leader politico. Ci spostiamo a Pescara, è stato approvato il bilancio alla provincia e con il via libera al piano triennale per le opere pubbliche. Vediamo. Con la solidarietà nazionale delle province italiane abbiamo potuto avere un trasferimento di 4 milioni e mezzo che ci ha consentito di chiudere il bilancio.
La pianificazione fatta per il 2016 individua un investimento di circa 2 milioni e mezzo su viabilità e su scuole, in particolare sulla scuola Mario dei Fiori di Penne, e per 850.000 euro. Alcuni interventi previsti nell'area Vestina sulla messa in sicurezza della viabilità per 350 e 350 per l'Alta Val Pescara. Poi alcuni interventi che sono programmati sulla realtà di Tocco, Musellaro, Bolognano, Salle, San Tommaso di Caramanico Terme, e abbiamo anche previsto un importante investimento per la verifica della staticità dei ponti per 435.000 euro. Con il presidente D'Alfonso abbiamo chiuso un accordo con i quattro presidenti di provincia, quindi abbiamo avuto la delibera di giunta regionale ad agosto, adesso stiamo aspettando la firma della convenzione che di fatti trasferirà i fondi alle province e a noi ci darà 24 milioni di euro. Noi su quei fondi andremo a lavorare pensando anche al triennale appena approvato, che consente di individuare alcune aree della provincia di Pescara più bisognose di intervento sulla viabilità, e quindi ci saranno priorità dettate dai dissesti, dalla chiusura di alcuni tratti di strada provinciale, insomma quelle esigenze che i sindaci in particolare hanno avanzato, e in particolare i 10 consiglieri provinciali che hanno votato con me, hanno sottoscritto insomma l'emendamento tecnico comunitario, che poi è stato condiviso anche da altri 3 consiglieri. Pochi giorni fa l'ufficializzazione di quelli che sono i nuovi orari di collegamento da parte di Trenitalia, collegamenti con la capitale, e scende in campo Federconsumatori per mettere in luce quelle che ritiene le criticità. Vediamo. C'è il nuovo orario di Trenitalia per quanto riguarda i trasporti nella nostra regione. Federconsumatori muove delle critiche per quanto riguarda il nuovo servizio, i nuovi orari. Avete rilevato delle criticità, quali in particolare? Decisamente sì. La prima più evidente è che da 6 collegamenti Pescara-Roma ne sono diventati soltanto 3, l'ultimo dei quali parte alle 9.23 della mattina. Dalle 9.23 della mattina alla sera da Pescara-Roma non c'è più un treno, questa mi sembra la prima più evidente. La seconda, che potrebbe avere un peso ancora superiore, il fatto che a Pescara abbiano creato un hub, avrà la sua razionalità l'hub, però cosa comporta? Che il servizio metropolitano Teramo-Chieti, che tanta buona prova di sé stava dando recentemente, costringerà i cittadini a scendere a Pescara Centrale e prendere un altro treno per continuare il viaggio. Noi speravamo tantissimo che la famosa freccia rossa che collega la Lombardia anche all'Abruzzo per poi andare verso le Puglie, noi pensavamo che avessero finalmente capito che l'orario andava invertito. La mattina devi andare verso il nord, passare qui verso le 6, le 7 della mattina per andare a Milano, che collega, l'unico caso che collega Pescara e Milano in 4 ore, e poi la sera tornare. E invece fa esattamente il contrario, per cui è come se servisse ai milanesi e non gli abruzzesi. Per quanto riguarda l'Adriatica, chiediamo che ci siano più materiali ETR che possono essere utili per realizzare le frecce rosse, per cui tutti i collegamenti Pescara-Milano si possono realizzare in 4 ore anziché 5 ore e 20 come attualmente. Sulla Pescara-Roma chiediamo che vengano fatte operazioni d'altra natura. La cosa più importante è che debba esistere un collegamento Pescara-Roma senza fermate intermedie. Potremmo in 2 ore e 48 minuti collegare Pescara-Roma. Ed ora una news: il Codacons chiede risarcimento danni per gli statali. Dopo l'accordo raggiunto ieri da governo e sindacati che sblocca la contrattazione nel pubblico impiego prevedendo un incremento contrattuale di 85 euro mensili media lavoratore, il Codacons chiama oggi a raccolta i dipendenti pubblici dell'Abruzzo affinché, oltre all'elemosina concessa dal governo, ottengano anche il risarcimento dei danni subiti dopo oltre 6 anni di blocco illegittimo degli stipendi. Dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto i diritti dei dipendenti statali, il governo ha tirato fuori dal cilindro una paghetta da 85 euro lordi al lavoratore, una cifra che non può soddisfare i danni patrimoniali subiti che, secondo i calcoli, ammontano a un totale di 11.800 euro al lavoratore dal 2010 ad oggi. Per tale motivo il Codacons invita oggi i dipendenti pubblici dell'Abruzzo a far valere nelle aule di tribunale i propri diritti lesi, aderendo all'azione risarcitoria collettiva, azione che, precisa l'associazione, non incide in alcun modo sull'accordo siglato ieri.
Arriva in Commissione Territorio della Regione il progetto di legge che intende valorizzare l'economia solidale, l'attività dei gruppi di acquisto solidale, ma i cittadini che aderiscono alla stragrande maggioranza dei gas ritengono questa legge inutile ed anzi controproducente. Sentiamo perché. Fa discutere in seconda commissione territorio della Regione Abruzzo il progetto di legge sui gruppi d'acquisto solidale. Una norma che intende riconoscere, valorizzare e sostenere una realtà che coinvolge in Abruzzo centinaia di cittadini che aderiscono ai gas e che in nome del consumo consapevole ed etico evitano i supermercati e si auto-organizzano per fare la spesa direttamente dai piccoli agricoltori e artigiani che offrono cibo e altre merci prodotti in modo sano e naturale senza sfruttare lavoratori e maltrattare animali. Accade però che la stragrande maggioranza dei gas, 9 sui 12 operatori in Abruzzo, questa legge la ritengono inutile e hanno chiesto il ritiro del provvedimento, contestando in particolare il finanziamento ad hoc previsto per la banca etica di 57.000 euro circa e finanziamenti previsti per le aziende agricole. Il loro timore infatti è che questa norma sia il cavallo di Troia per realtà imprenditoriali in cerca di nuovi mercati. Non accettiamo il finanziamento per le attività dei gas che non ne hanno bisogno, siamo una piccola realtà in crescita in Abruzzo. E secondo noi l'intervento della legge è spropositato rispetto alla realtà che rappresentiamo. Abbiamo quindi questa posizione per cui per noi solo le attività culturali possono essere in qualche misura prese in considerazione, però siccome esiste una legge pure sulle attività culturali riteniamo che sia sufficiente quella e che quindi non c'è bisogno di nessuna legge al riguardo. Di avviso diverso i piccoli agricoltori e titolari di aziende agricole che invece vedono nel sostegno pubblico un utile incentivo per favorire lo sviluppo della cosiddetta agricoltura civica e del mercato a filiera corta. Allora, sicuramente abbiamo accolto con grande interesse la proposta degli assessori perché probabilmente ancora oggi si deve maturare molto una coscienza sull'economia solidale e di conseguenza tutto è stimolante e mette a confronto anche tante anime diverse perché le componenti dell'economia solidale sono tante, non sempre tutte d'accordo, però è questa la dimostrazione che è necessario parlarne e soprattutto è cominciare ad attivare delle iniziative che possano sensibilizzare l'opinione pubblica in proposito. Ed ora ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi dove il Consiglio Comunale ha approvato in giunta una delibera sulla Tari che dà il via libera a sconti e nuove rateizzazioni. Vediamo. Sconti e nuove regole per la Tari. Sono queste le novità principali apportate alla tassa sui rifiuti nel Consiglio Comunale di martedì scorso a Roseto degli Abruzzi. In particolare è stata approvata una diversa ripartizione delle quote dovute dai contribuenti. Abbiamo ritenuto di dare un respiro maggiore ai cittadini consentendo loro di pagare la Tari in 4 rate. E noi di avere a disposizione una parte di quell'importo spalmato da giugno a ottobre. I tagli invece interessano in particolare le famiglie nelle quali non saranno considerati, per il calcolo dell'imposta, i componenti che per oltre 6 mesi abbiano domicilio diverso per motivi di studio o di lavoro o anziani o disabili alloggiati in case di riposo. Per i bed and breakfast il calcolo del tributo invece prende a riferimento la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a 6 o più persone. Inoltre è stato risolto l'annoso problema relativo ai possessori di 2 o più appartamenti, prevedendo che per le unità immobiliari a uso abitativo non locate nel corso dell'anno ma tenute interamente a disposizione o adibite a utilizzo stagionale o comunque destinate ad altro uso limitato o discontinuo nell'anno solare, venga riconosciuto uno sconto del 25% sia della quota fissa sia della quota variabile. Per usufruire delle riduzioni, però, deve essere presentata al Comune apposita istanza. Suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate, scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 di ottobre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno. Si chiama MiniJob, l'innovativo portale del lavoro messo in campo dal Comune di Teramo, dedicato a studenti, pensionati o inoccupati che vogliano mettere a disposizione le proprie abilità con un incrocio tra domanda e richiesta di lavoro. Tania Bonici Castelli. Avete bisogno di una babysitter, di un idraulico, di qualcuno che sappia aggiustare una tapparella o di un falegname?
basta un clic sul sito del Comune di Teramo, la soluzione Mini Job, la piattaforma che incrocia offerte e richieste di lavoro, anzi di lavoretti. Un portale innovativo che valorizza le abilità professionali degli utenti e permette di trasformare un hobby nel lavoro dei loro sogni. Come è nata questa idea? Nasce da un'esigenza del territorio. Noi pensiamo che la crisi si può sconfiggere in provincia. Abbiamo lanciato il progetto 100 comuni pensando di riuscire a realizzarlo in 18 mesi. In 2-3 mesi abbiamo già superato 32 comuni che hanno aderito al nostro progetto. È un progetto molto basico, molto semplice. Diamo la possibilità ai singoli sindaci di avere una piattaforma di incrocio domanda-offerta per i piccoli lavoretti. Babysitter, golf, muratori, idraulici, oggi hanno una piattaforma dove riescono a mettersi a disposizione dell'utenza privata, utenza che normalmente ritrova nel sindaco una persona di garanzia, una persona che normalmente aiuta più di quello che dovrebbe probabilmente fare. I piccoli lavoratori che fanno i piccoli lavoretti, per entrare in questa piattaforma come devono fare? Molto semplice, in pochi clic si inizia a lavorare, diciamo noi. Riusciamo a monetizzare il tempo delle persone. Lei consideri che bisogna non essere per forza dei professionisti. Noi questa piattaforma l'abbiamo pensata anche per i pensionati, gli inoccupati, i disoccupati. In pochi clic di registrazione si mettono il proprio profilo, nome, cognome, mail e si dà la possibilità di essere impegnati per determinate attività con l'indicazione di un prezzo. Poi c'è la nostra cabina di regia che sostanzialmente verifica in pochi secondi se quelle le informazioni che vengono messe effettivamente sono vere oppure no, utilizzando l'intelligenza artificiale. Dobbiamo dare un indirizzo? Teramo.minijob.it è la piattaforma di Teramo. In generale minijob.it è la piattaforma nazionale che viene declinata per i 100 e speriamo oltre i comuni. Il portale Minijob in pochi mesi è diventato virale. Lanciato il 26 luglio scorso, ha già ottenuto l'adesione di 30 comuni tra Marche e Abruzzo. Saranno i sindaci ad avvantaggiarsi particolarmente di questo servizio, sostengono i responsabili della piattaforma. Sono loro infatti a ricevere giornalmente decine di richieste di lavoro. L'UNICEF a Pescara ha presentato i risultati di un'indagine sui disturbi alimentari dei ragazzi abruzzesi. Vediamo. Dottoressa Monti, oggi presentate questa bella iniziativa, questo libro che parla dei problemi della malnutrizione, della denutrizione, ma anche dei disturbi alimentari dei ragazzi certo, abruzzesi, e non solo, anche perché la vostra pubblicazione è stata illustrata e censita da un importante giornale scientifico americano. I disturbi alimentari ancora una volta hanno dimostrato che specialmente per l'Abruzzo noi abbiamo due zone completamente divise, la zona dell'Aquila e del cratere del terremoto, purtroppo il terremoto ha inciso moltissimo su tutto, e la zona fuori. E la differenza di questi disturbi alimentari fra i ragazzi dell'Aquila e del cratere e gli altri ragazzi dell'Abruzzo è notevole. Professoressa, come UNICEF voi siete sempre impegnati in iniziative a favore proprio dei bambini più poveri, dei bambini malnutriti del mondo. State preparando qualcosa in vista del Natale? Per noi i bambini sono tutti uguali, tutti meravigliosi, belli, tutti meravigliosi, bisognosi anche dell'affetto delle persone. È logico che in Africa la morte infantile aveva raggiunto dei livelli terribili. Quando io entrai nell'UNICEF nel 79 e morivano 50.000 bambini al giorno, quindi una cosa veramente pazzesca. Oggi il numero si è abbassato notevolmente, però c'è sempre questo grande bisogno. Apriamo la pagina dello sport. Il Pescara cade all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Biancazzurri puniti dalle reti di Raimondi, Grassi e Pesic, e per il Delfino però ora tutte le attenzioni sono puntate con il prossimo match dell'Adriatico contro il Cagliari. Vediamo. Pescara eliminato dalla Team Cup. A Bergamo l'Atalanta vince per 3-0 e a gennaio sfiderà la Juventus agli ottavi di finale. Tra i biancazzurri c'è Gionber dal primo minuto, centrale con Zuparic, Verre e Cristante ai fianchi di Bruno, Muric e Mitrizza a sostegno del centravanti Pettinari. Al settimo Atalanta già in vantaggio con Raimondi, azione d'angolo, tiro di Grassi dal limite, respinge Fiorillo e tapin vincente di Raimondi dimenticato dalla difesa del Delfino. Al dodicesimo Caponi alla palla del 2-0, ma Fiorillo
Murillo, replica di Stinto. 17esimo numero di alta classe di Pesic che libera il tiro Freuler, il cui tiro è debole e Fiori lo blocca. 22esimo Mitrița insegue un pallone ma poi sente tirare e si ferma. Infortunio muscolare per il giocatore rumeno che deve lasciare il campo a Manai. Al 29esimo l'Atalanta raddoppia, cross basso di Pesic dalla sinistra, Grassi irrompe, anticipa tutti e fa 2-0, tutto facile per la squadra di Gasperini. Al 45esimo uscita in due tempi di Sportiello per anticipare Manai. Dopo l'intervallo nel Pescara c'è Zampano al posto di Verre, al secondo biancazzurri pericolosi con la punizione di Biraghi, corretta di testa da pettinare a fil di palo. Al 25esimo l'Atalanta va vicino al Tris con Latellat che è servito da Raimondi, centra in pieno la traversa. 32esimo girata di Pettinari, respinta da Sportiello, poi al 42esimo Cristante, manca l'opportunità di riaprire la partita. 44esimo Atalanta vicino al terzo gol con il siluro di Raimondi, traversa piena, poi Latellat spreca e Fiorillo blocca. Il 3-0 è rimandato al terzo e ultimo minuto di recupero con Pesic che chiude i conti in contropiede. Atalanta batte Pescara 3-0. Se giocavo poco non vedevo l'ora che venisse un'opportunità del genere per dimostrare che l'allenatore sbagliava, ma così non dimostri nulla. Che chiacchiere stanno a zero, i lamenti, gli alibi non servono a nulla. È il campo verde, il terreno verde, lì dimostri. Ma dipende tutto da loro, io non sono uno che si lega le cose al dito, però quando ci sono determinati atteggiamenti vuol dire che non ci sono le palle, vuol dire che non c'è voglia di reagire da parte di qualcuno, non mi riferisco a tutti, e quindi vuol dire che non puoi stare in questo gruppo, vuol dire che non ci puoi dare una mano, la mano ce la darà chi ha voglia di darcela. E tanti ragazzi che non avevano mai avuto un'opportunità e che l'hanno sfruttata, perché in questo momento la testa fa tanto, e quando tu sei libero di testa è l'appoggio di tutti, voli, è quello un po' che non abbiamo noi. Questo campionato tanti consensi per il gioco, per quello che fai vedere, però poi punti pochi e la testa non è così libera per poter esprimere al meglio. Questo è la normalità, ecco perché ci vogliono giocatori che in questi momenti di difficoltà abbiano la forza e il carattere di... Sconfitta in Team Cup anche per il Cagliari di Rastelli, prossimo avversario del Pescara domenica pomeriggio. I rossoblù sono stati sconfitti con lo stesso punteggio subito dal Delfino a Bergamo per 3-0. Per i doriani a segno nel primo tempo Riccardo Alvarez, che raccoglie una verticalizzazione di Cigarini, supera l'ex biancazzurro Salamon con un dribbling e batte Rafael con un preciso sinistro, ma nella ripresa i blu cerchiati hanno messo al sicuro la qualificazione grazie alla doppietta di Schick. Al 71 il cieco sfrutta un lancio col contagiri di Bruno Fernandes e batte di nuovo Rafa. Il terzo e ultima rete in pieno recupero ancora con Schick. La squadra di Giampaolo si qualifica agli ottavi di finale e giocherà in gara unica contro la Roma. Per il Cagliari testa in testa domenica la gara contro il Pescara. Ora invece parliamo di Lega Pro. Domenica il Teramo sarà chiamato a fare il risultato contro il Forlì in una gara che si preannuncia molto delicata. Vediamo. Secondo me dobbiamo ripartire dalla prestazione, perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, anche se i tre punti non sono arrivati, e secondo me dobbiamo continuare su questa linea e secondo me ci possiamo togliere delle ottime soddisfazioni. Anche da quando sono arrivato, al di là della società, anche la società col presidente mi ha sempre avuto grande stima, poi magari un po' per colpa mia, un po' per vari episodi non sono stato magari utilizzato prima. Però ripeto, continuando a lavorare tranquillo e sereno, perché comunque avevo la fiducia della società. Poi è arrivato il direttore, che lui mi conosceva, mi voleva a Pistoia, perché comunque l'anno scorso avevo lì andato mister Mondina e quindi avevo un buon rapporto col mister. Però ripeto, già dall'inizio avevo subito massima disponibilità e fiducia da parte della società. Dobbiamo pensare innanzitutto partita dopo partita. Sinceramente andando, cioè dobbiamo vincere o fare punti più possibile e poi comunque per cercare di metterci in una posizione di classifica molto più tranquilla. Sinceramente ora come ora in quella posizione lì non la meritiamo, per come la vedo io, e quindi dobbiamo lavorare e cercare di portare a casa tre punti.
Ogni partita la prepariamo in maniera sempre con la testa giusta, cercare di non snobbare, diciamo, l'avversario, anche se non si dovrebbe mai fare. Però ripeto, secondo me quest'anno è duro il campionato, però è anche più bello, perché comunque anche con le, facciamo, ci sono delle partite proprio belle, come quella di domenica, quando andiamo a giocare a Parma, quindi sinceramente noi abbiamo tutte le possibilità per far bene con chiunque. E sinceramente secondo me dobbiamo trovare dei meccanismi magari tra reparti, che magari tante volte noi facciamo degli errori che magari possiamo evitare tranquillamente. Solo non dirti una risposta, darti una risposta esatta non te lo saprei dire, però sinceramente credo che dobbiamo continuare a lavorare e cercare di trovare un equilibrio noi come difensori. Chiudiamo con un messaggio dedicato a un nostro collega, perché si è spento all'età di 87 anni nel reparto di lungodegenza dell'ospedale di Atri Alfonso Forcella, il nonno del nostro collega Jacopo Forcella, e a lui e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da parte dei colleghi di TV6. Con questa notizia chiudiamo l'edizione delle 19, il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi. Volevo rifare pure questo.